Amici, ci troviamo in Valle Cervo, per la precisione a San Paolo, al Circolo Valette, con Monica e Laura. Peraltro indossa un bellissimo vestito dei primi da Valette. Sì, da Valette en Jupon, primi del Novecento, era l'abito da festa dell'Alta Valle del Cervo. Allora, e invece con Monica, che ha curato al pari di molti altri volontari, insomma, questa mostra, abbiamo fatto un giro, ci hanno colpito soprattutto delle fotografie che riguardano la ferrovia e la straordinaria potenza di questa ferrovia Biella Balma, scomparsa negli anni 60, che portava, oltre che ai passeggeri, anche le merci, proprio le pietre tolte dalle cave, e anche comunque la particolarità della roccia, che poi è andata in tutto il mondo. Assolutamente, questo è per la qualità della roccia che veniva estratta, che è la sienite, che è una rara varietà del granito, particolarmente pregiata per le sue caratteristiche estetiche e per la resistenza all'usura. Quindi era perfetta per la realizzazione di pavimentazioni, basamenti di grandi monumenti, è stata utilizzata qui nella valle, ma appunto, come dicevi, ha girato tutto il mondo, è arrivata sul molo di New York, è stata utilizzata a Lione nelle facciate di una chiesa, di una delle cattedrali, quindi assolutamente una diffusione straordinaria. Ha impiegato moltissimi lavoratori, quelli che si chiamano i picapere in dialetto qui della valle, e praticamente in tutte le famiglie della valle c'è un antenato che ha lavorato presso le cave. E quante persone venivano impiegate negli anni d'oro delle attività delle cave? Circa 200 persone lavoravano, avevano ruoli diversi, c'era il minor, che era quello che saliva in montagna, come si diceva, per spaccare la pietra e quindi staccare i massi più grossi, poi c'erano quelli che facevano i lavori di fino, che quindi riducevano le pietre più grandi, i massi più piccoli, e poi completavano l'operato realizzando colonne o scendendo nelle bordure e nelle lastre per le pavimentazioni, oltre ai cubetti, che sono una delle produzioni più diffuse. E cosa rimane ancora di questa produzione in Valle Cervo? Allora, della produzione in realtà molto poco, rimane però una memoria fondamentale di queste cave, dove c'è adesso il parco delle cave, che è poco più a sud, verso l'inizio della valle, all'Alla Balma, e dove sono state create una palestra di roccia, ci sono dei manifesti che raccontano quella che è la storia delle cave, e che è un luogo sicuramente a cui gli anziani sono molto affezionati e che noi speriamo i giovani riscoprano, proprio grazie anche a questa mostra e all'interessamento che si sta sviluppando rispetto a queste problematiche. E quindi, insomma, visto che l'Angue è l'estate biellese e non possiamo andare a fare il bagno nel Cervo, vi invitiamo lo stesso a salire alla Balma e magari vedere appunto questi pannelli e a scoprire questa tradizione, insomma, perché se sappiamo da dove arriviamo sappiamo anche dove andiamo, altrimenti si zoppica un pochettino. Grazie a Laura e Monica, e un saluto a voi. Grazie.